appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite, d'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Lo spettacolo che offrono le due curve è a dir poco eccezionale. Il loro supporto alla vecchia signora del calcio italiano non viene mai meno. La partita è già cominciata. Luca, secondo te quale giocatore potrebbe rivelarsi fondamentale in questa partita? Aaron Ramsey. Calcio di punizione per la Juventus. Qui l'alternativa era lasciarlo passare e fare quello che voleva. Hanno dovuto prendere una decisione rapida e ora subiscono le conseguenze. E c'è già un calcio di punizione da posizione pericolosa. Forse da qui è un po' lontano, ma abbiamo visto gol da distanze anche maggiori. Dybala! Si salvano con la traversa! Un'ottima opportunità che poteva anche portare al gol. Palla sulla traversa, ha sbagliato di nulla. Chissà che rabbia. Sergi Roberto. Rakitic prova a passare con un pallone profondo. Palla filtrante per Messi. Buona l'opportunità con questo corner. Devono fare molta attenzione sui calci piazzati. Questa squadra può contare su giocatori molto abili nel gioco aereo. È ben posizionato e spazia via la palla. Lungo passaggio in avanti. Palla che supera la linea laterale, sarà rimessa. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Intercetta il passaggio, pericolo. Sergi Roberto. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Griezmann. Luis Suarez. Ramsey. Cristiano Ronaldo. Ecco il filtrante. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Sergi Roberto. Vidal. Pallone intercettato, intervento davvero provvidenziale. Provano a partire in velocità. Guadagna metri. C'è il tiro e c'è il gol del Barcellona. Ha letto benissimo la situazione, depositato il pallone in rete. La difesa non può permettersi di lasciare tanta libertà a un giocatore come lui. Andava marcato stretto. 1-0 dunque. Una rete che dimostra l'impatto fondamentale dei veri goleador. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Ecco Griezmann. Rakitic. Ecco un'occasione di contropiede. Ramsey. C'è l'opportunità per il contropiede. Cuadrado. Chiude il triangolo. Spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. Luis Suarez. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Grande occasione. Effetto al cross. Decide di non rischiare. Scatta verso il pallone. Sergi Roberto. Cristiano Ronaldo. Vidal. Dice no. Decidono di giocarla all'indietro. Rakitic. L'appoggia sulla fascia. Palla di nuovo verso il centro. Attenzione, parata di Szczęsny.
Attenzione al tiro! E c'è la rete! Un 1-2 veramente da KO. Davvero troppo solo, troppo libero, troppo tempo. Cosa ne pensi? È stato bravo a colpire subito, ma la difesa gli ha lasciato troppo spazio. Il Barcellona può gestire un comodo vantaggio di due reti. Con questo gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità. Non può sbagliare. Occasione da rete. Gol, non sbaglia. Mario Di Bala è stato molto bravo. Passaggi ben calibrati come questo possono perforare la difesa. Certo, chi lo riceve si deve muovere al momento giusto. E adesso ovviamente il distacco si riduce. Questo gol riaccende le loro speranze. Ora faranno tutti... Luis Suarez! Si esprime in un buon intervento. Direi che il portiere è stato impeccabile. Difficile fare meglio di così. Il Barcellona guadagna un altro corner. Allontana la minaccia. Avanza deciso. Bernardeschi. Dybala. Grande intervento, vale come un gol. Ha provato l'azione individuale senza successo però. Rakitic. Langley recupera palla. Lenglet. Primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Un primo tempo di grande calcio, con attacchi vivaci e un solo gol di scarto tra le due formazioni. Le occasioni sono state tante, le squadre vanno a riposo con un solo gol di distanza, ma si ha l'impressione che il risultato possa cambiare da un momento all'altro. Una partita quantomeno imprevedibile. Partiti, è iniziato il secondo tempo. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. Può, se prova la conclusione. E il palo salta al portiere. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Cerca l'uomo là davanti. Ecco Griezmann. Luis Suarez. Può andare alla conclusione. Da lì può segnare. Ecco il tiro. Il pallone è dentro. Vantaggio di due gol. La partita si mette in discesa. Impressionante, un gol d'accademia. Da mostrare ai ragazzi delle giovanili. Per fare un gol simile ci vuole tecnica e velocità di pensiero. Veramente fantastico. Il quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sale e di chi scende. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. E si riparte con due gol di vantaggio. Allungano le distanze con questo gol. Chissà se cercheranno di segnarne un altro. Occasione! Messi la mette in mezzo. Palla a Bernardeschi. Ottimo il fraseggio. Il Barcellona al calcio di punizione.
È libero di creare pericolo. Deve buttare dentro un cross. C'è spazio per calciare. Palla allontanata senza troppi problemi. Tenta di allontanare il pallone. Concluso. Parata di Szczęsny. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. Il Barcellona ha optato subito per un altro cambio. Dembélé può dare la scossa che serve ai suoi. C'è bisogno della sua rapidità per mettere in difficoltà la difesa. Palla che torna nella zona del portiere. Sicuri in fase di palleggio. Quadrado cerca il tiro. E sì, per la rete. Hanno ridotto lo svantaggio. Partita adesso assolutamente riaperta. Ha mantenuto i nervi saldi, ha insaccato il pallone evitando il portiere. Non ha mai staccato gli occhi dal portiere. Ha aspettato il suo movimento e poi ha gonfiato la rete. Due sostituzioni, rapida successione. Arthur avrà il compito di creare occasioni in profondità con le sue doti di uomo assist. Griezmann! Ed eccolo il gol! Ecco il gol! Passo agile e inarrestabile, tempismo perfetto e conclusione vincente. Magnifico! Ha portato la palla fino a dentro l'area di rigore. È stato bravissimo a mantenere la freddezza fino all'ultimo e poi è andato a colpo sicuro. Doppietta per lui, grande impatto sulla gara. Il divario tra le squadre si allarga a due reti. Due gol di vantaggio sono tanti, ma attenzione, nel calcio può succedere di tutto. Palla in avanti, verso il compagno. Scatta verso il pallone. Intervento rischioso. Intervento deciso. Tutto regolare secondo l'arbitro. Dybala. Jordi Alba. Scodella in avanti. Ecco Dembélé. Palla filtrante per Messi. La mette sulla sinistra. Dembélé. Vedo vari uomini, Luca, che rimangono alti anche quando sono senza palla. Sì, cercano l'occasione per ripartire in velocità e arrivare subito in porta. Sono quindi Cristiano Ronaldo. Sono stati bravi, hanno sofferto, hanno creduto di potercela fare, hanno riaperto la partita nel momento più difficile. Si ricomincia con un solo gol di scarto. Ora devono rimanere concentrati e cogliere le occasioni che si presenteranno. È in ottima posizione. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Ramsey. Bernardeschi. Beh, non aveva scelta in questa occasione. Danilo. Palla intercettata. Rabiot. Prova il compagno a concludere. Sembrava finita, invece l'hanno ripresa per i capelli. La Juventus ci
ci ha fatto vedere una bellissima azione. Gli avversari non hanno potuto far nulla di fronte alla loro rapidità. Si salutano e il quarto uomo sbriga le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. C'è un doppio cambio. L'assetto della squadra ora potrebbe cambiare radicalmente. Situazione di parità perfetta. Siamo ormai nel finale di gara. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Messi. Palla fin qui, deve tirare. Una palla filtrante ben piazzata, meritava un esito migliore. Certo, non sarà contento di aver sbagliato dopo essere stato messo davanti alla porta così. Un'occasione d'oro. L'arbitro controlla il cronometro. Prova a giocarla in profondità. Messi, cercano l'azione veloce. Danilo. Cuadrado. È davvero una bella serie di passaggi questa. Ci prova Cristiano Ronaldo! Bellissimo, bellissimo! Un gol che parla da solo! Che sensibilità di piede! Ha scavalcato il portiere con un tocco morbido. Veramente un gran gol. E così hanno completato la rimonta. Adesso devono solo gestire la situazione. Qui può partire il contropiede. Bella palla, deve occhio al tiro. È un grande riflesso qui. È finita. Ci hanno provato fino in fondo. Hanno sfiorato proprio nel finale quel del pareggio, ma non ce l'hanno fatta. E hanno dimostrato veramente grande caparbietà oggi, rimanendo concentrati nel momento più difficile e portandosi a casa la gara. La Juventus non ha mai perso in vista l'obiettivo e alla fine il premio è arrivato.